Maxi sequestro ad un imprenditore del settore calcestruzzi. Incidente sul lavoro a Mazara, vittima un operaio del cantiere della Belaiello. Arrestato il presunto autore del duplice omicidio dei due giovani tunisini. Don Vito Caradonna assolto dall'accusa di molestie telefoniche. Sempre più in bilico la poltrona di Crocetta. Al via i mondiali di basket per non udenti, in squadra 5 siciliani. Ben ritrovati al TG8 Informazione. Maxi sequestro da 1 miliardo e 600 milioni di euro ai danni di Gaetano Virga, imprenditore del settore calcestruzzi, la cui azienda ha sede a Marineo, e dei suoi familiari. L'imprenditore aveva presentato varie denunce contro il racket delle estorsioni. Il maxi sequestro riguarda trust, beni immobili e registrati, rapporti bancari e imprese. Ma sentiamo maggiori dettagli nel servizio. La direzione investigativa antimafia di Palermo ha eseguito un sequestro di beni per un ammontare di oltre 1 miliardo e 600 milioni di euro nei confronti di noti imprenditori originari della provincia di Palermo, legati al mandamento di Corleone. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione. In particolare, il maxi sequestro ha interessato l'imprenditore Gaetano Virga e i suoi familiari e riguarda trust, beni immobili e mobili registrati, rapporti bancari e imprese. Il patrimonio colpito dalla misura di prevenzione è intestato ai 5 fratelli dell'imprenditore. Le indagini patrimoniali sono state coordinate dal procuratore aggiunto Bernardo Petralia. Secondo gli inquirenti, i Virga avrebbero beneficiato di determinati appoggi di Cosa Nostra per l'aggiudicazione di lavori e di appalti pubblici nel settore dell'edilizia e sarebbero organici alla famiglia mafiosa di Marineo, legata al mandamento di Corleone. I Virga sarebbero riusciti nel tempo a sviluppare e a imporre il loro gruppo di imprese anche attraverso il cosiddetto metodo Siino, consistente nell'organizzazione di cartelli tra imprenditori per l'aggiudicazione pilotata degli appalti pubblici. Negli scorsi anni Gaetano Virga aveva presentato numerose denunce contro il racket delle estorsioni, consentendo alle forze dell'ordine di arrestare 5 persone ritenute i capi mafia e gli esattori di Misilmeri. L'operazione dei carabinieri, nel corso della quale finirono in manette Francesco Logerfo, ritenuto il capo mafia di Misilmeri, e Stefano Polizzi, presunto estorsore, portò anche allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Misilmeri. Proprio Polizzi avrebbe chiesto nel 2010 il pizzo al cantiere edile di Virga, minacciandolo di possibili ritorsioni sui suoi figli. Questo però non avrebbe spaventato l'imprenditore, che da qualche momento era diventato un simbolo di coraggio e anti-racket, ricevendo il sostegno dell'associazione Addio Pizzo, Libero Futuro e FAI. I carabinieri della compagnia di Mazara sono intervenuti ieri pomeriggio presso il cantiere dell'ospedale a Belaiello per rilevare un incidente sul lavoro, vittima di un operaio di 60 anni di Mazara che è caduto da una impalcatura di circa 50 cm nell'area dove si sta per realizzare il bunker della radioterapia. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato l'uomo nell'area di emergenza-urgenza che si trova a qualche decina di metri dal luogo dell'incidente. L'uomo è stato sottoposto a controlli da parte del personale medico del pronto soccorso, ricevendo 2 punti di sutura nella testa. È stato giudicato guaribile in 7 giorni. I lavori dell'ospedale sono comunque continuati regolarmente. Il nosocomio, completamente ristrutturato, dovrebbe essere consegnato entro il 25 febbraio prossimo. Arrestato il presunto autore del duplice omicidio avvenuto lo scorso 3 giugno nelle campagne di Marsala, in cui persero la vita 2 giovani tunisini. Sentiamo. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani e della compagnia di Marsala hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura della Repubblica di Marsala nei confronti di Domenico Centonze, 40enne pastore di Marsala con precedenti di polizia, considerato l'autore del duplice omicidio di 2 giovani cittadini tunisini, Ali Essid e Rafik El Mabrouk. I 2 giovani erano stati ritrovati morti in contrada San Peri di Marsala la mattina del 3 giugno scorso, accasciati a terra in una piccola piazzola, ancora a bordo del ciclomotore su cui stavano viaggiando. Sul corpo venivano rilevati segni di colpi di fucile da caccia caricato a pallettoni.
Dopo il ritrovamento, coordinati dal procuratore della Repubblica di Marsala, dottor Alberto Di Pisa, e dalla dottoressa Anna Sessa, sono scattate le indagini dei carabinieri che hanno eseguito per tutta la notte e nei giorni successivi numerose perquisizioni, accertamenti ed interrogato decine di possibili testimoni, riscontrando sin da subito però un'assoluta chiusura a fornire indicazioni utili. Un elemento però non è stato trascurato dagli investigatori. All'interno della tasca dei pantaloni di Rafik El Mabrouk sono state trovate due tessere di un nightclub di Mazara del Vallo, non distante dal luogo dell'omicidio. Tale ritrovamento permise di accertare che i due giovani avevano trascorso le loro ultime ore di vita proprio in quel locale. Le indagini si sono concentrate quindi sugli avventori che erano presenti quella sera e sui dipendenti del night, scoprendo che intorno alle 2 della notte vi era stata una violenta discussione proprio fra Rafik El Mabrouk e Domenico Centonze, che sembrerebbe esser nata perché il giovane tunisino si era intrattenuto con una ballerina del night, scambiandosi anche il numero di telefono. Ciò avrebbe fatto infuriare il Centonze, che prima ha buttato fuori in malo modo il ragazzo tunisino dal locale e poi, unitamente ad un altro complice, ha inseguito i due ragazzi aprendo il fuoco all'altezza di Contrada Samperi. Il fermo di indiziato di delitto si è reso indispensabile sia per i gravi indizi di colpevolezza raccolti, sia per l'imminente concreto pericolo di fuga. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala, continuano ancora allo scopo di ricercare ogni altro utile elemento, mentre un altro soggetto risulta tuttora indagato per concorso in omicidio. Durante la perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Centonze sono state rinvenute diverse munizioni da caccia caricate a pallettoni, alcune delle quali compatibili con quelle utilizzate per assassinare Ali Essid e Rafik El Mabrouk. L'arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere San Giuliano di Trapani, mentre il GIP del Tribunale di Marsala emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere. Rintracciata a Roma la 42enne colombiana e spizia Nidia Yolanda Moya, muove i primi passi in tribunale il processo a due delle quattro persone coinvolte nell'operazione antiprostituzione Squillo, portata a termine dai carabinieri di Marsala il 20 novembre del 2013. Nelle battute preliminari, infatti, l'avvocato Leo Genna, difensore della donna sudamericana, ha riproposto per la sua cliente la richiesta di patteggiamento che a suo tempo il precedente difensore, un legale di Perugia, aveva formulato davanti al GIP, dimenticando però di formalizzarla in fase di udienza preliminare. Almeno così è emerso nella prima udienza del processo davanti al collegio presieduto dal giudice Sergio Gulotta. Sulla richiesta il tribunale si pronuncerà alla prossima udienza, ovvero il 30 settembre. Don Vito Caradonna, ex parroco e cappellano del carcere di Marsala, non avrebbe commesso il fatto. Decadono così le accuse di molestie telefoniche e minacce. Sentiamo. Assoluzione per non aver commesso il fatto. È quanto ha sentenziato il giudice monocratico Torre del Tribunale di Marsala nel processo che vedeva Don Vito Caradonna imputato per molestie telefoniche e minacce. Per l'ex parroco della chiesa di Contrada San Leonardo a Marsala ed ex cappellano del carcere di Marsala, già condannato anche in appello per tentata violenza sessuale su un uomo e per questo sospeso a divinis, il PM Calò aveva chiesto la condanna a 3 mesi di reclusione. Quest'ultimo procedimento era scaturito dalla denuncia contro ignoti del 41enne Antonino La Rosa, al cui telefono cellulare nell'estate 2011 per alcuni giorni arrivarono telefonate anonime e minacciosi SMS, come «Ti uccido, non hai capito niente, sei tu quello che devo distruggere, saluta per sempre le persone che ami perché non le rivedrai mai più». In aula La Rosa ha dichiarato di non aver mai avuto sospetti sull'autore dei messaggi. L'unico contatto diretto con Don Vito, ha aggiunto, l'ho avuto quando lavoravo per un'agenzia di recupero crediti. Gli portai una cartella, ma poi il pagamento non andò a buon fine. Tra i due pare, comunque, non vi fossero particolari motivi di astio. A difendere Caradonna sono stati gli avvocati Stefano Pellegrino e Luigi Pipitone, che affermano: la parte offesa ha escluso che le minacce telefoniche anonime ricevute possano essere riconducibili a Don Vito Caradonna per il timbro di voce completamente diverso e per l'accento palermitano. Inoltre non è accertato che la scheda telefonica sia stata in uso a Don Vito, però era intestata a lui. Qualcuno insomma avrebbe comprato il telefonino intestandolo al prete. La Rosa, costituitosi parte civile, è stato assistito dall'avvocato Edoardo Alagna.
Il mio assistito, ha già spiegato l'avvocato Alagna, ha ricevuto questo genere di messaggi per circa 4 giorni, poi ha sporto denuncia contro ignoti. E passiamo alla politica. Appello di Crocetta al PD è andato a vuoto, sempre più in bilico la sua poltrona. In prospettiva anche il ritiro degli assessori tecnici e non targati PD. Sentiamo. Fumata nera per l'appello di Crocetta. I vertici del PD hanno bocciato la possibile collaborazione siglando un nuovo patto. Il governatore sembra non riuscire a sanare lo strappo all'interno del PD siciliano. Crocetta ha proposto un programma ricco di alcuni punti salienti, come il risanamento delle finanze, la lotta alla corruzione, le riforme sulle province, la formazione e tutte quelle questioni riguardanti acqua e rifiuti. La proposta non è stata accolta nemmeno da Antonello Cracolici, il quale ritiene che quello che propone Crocetta non sia il modo migliore per uscire dalla crisi. Sia chiaro, ha detto Cracolici, non voterò per principio contro riforme utili alla Sicilia, ma il presidente dovrebbe chiedersi perché nei primi 2 anni il suo piano non è andato avanti e come potrebbe quindi decollare nei restanti 2 anni di legislatura. Inoltre Crocetta continua a non rispondere alle obiezioni di carattere etico sollevate da Lucia Borsellino con la lettera di dimissioni. Intanto i renziani, per voce di Davide Faraone, stanno valutando il ritiro degli assessori e l'arrivo al voto anticipato già a novembre, così da evitare l'avanzata dei grillini e andare ai seggi nel mese di aprile. Le decisioni però sembrano essere rinviate all'Assemblea regionale di agosto. Ciò farebbe sì che i partiti portassero a termine le 2 leggi, che vedrebbe la correzione della finanziaria e la riforma delle province, per la quale è previsto un aiuto economico dalla capitale. Sulla questione si è pronunciato anche Giancarlo Garozzo, sindaco di Siracusa, il quale ha ricordato che il PD riunirà l'assemblea regionale tra la fine di luglio e i primi di agosto. L'obiettivo? Decidere se continuare a sostenere Crocetta, che sembra non avere alcuna intenzione di dimettersi. Tuttavia, prosegue Garozzo, Crocetta ha detto che se glielo dice il PD, lui si dimetterà. Per alcuni, invece, il governatore ha diritto ad un'altra possibilità. È quanto emerge dalle dichiarazioni di Giovanni Panepinto e Giuseppe Lupo. Occorre dare una chance al presidente, ha dichiarato Lupo. Si valuti il programma e lo si porti avanti. Poi si faccia una verifica fra qualche mese e solo allora si prende una decisione. Il timore di Lupo sta in una possibile reazione da parte di Crocetta, che già una volta sfiduciato potrebbe diventare un avversario. Intanto anche i centristi sembrano non essere favorevoli alle elezioni anticipate. È approdato in aula il disegno di legge sull'istituzione delle biobanche di ricerca in Sicilia, di cui è primo firmatario il deputato trapanese Nino Oddo, componente della 6ª Commissione Sanità all'ARS. Il documento è stato redatto dalla dottoressa Daniela Virgilio, consulente a titolo gratuito del gruppo parlamentare, che fa riferimento al presidente della regione Rosario Crocetta. In veste di relatore, Oddo ha presentato all'Assemblea regionale gli obiettivi e il carattere fortemente innovativo della proposta di legge che porrebbe la Sicilia all'avanguardia nella ricerca scientifica, divenendo infatti la prima regione d'Italia a dotarsi di un sistema di norme che regolano l'attività delle biobanche nell'ambito della raccolta, conservazione e cessione dei tessuti ai fini dello studio di nuove patologie. Approvata alla Regione la legge che impedirà blocchi degli appalti pubblici e infiltrazioni mafiose nelle gare. Viva la soddisfazione dei deputati all'ARS del Movimento 5 Stelle, Sergio Tancredi e Giampiero Trizzino. Sentiamo. Mai più blocchi degli appalti in Sicilia. La legge approvata con 47 voti favorevoli ed 1 contrario impedisce gli eccessivi ribassi e contrasta le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle gare pubbliche. È enorme la soddisfazione del Movimento 5 Stelle che ha appena avuto l'ok da Sala d'Ercole al DDL, da oggi legge regionale, sugli appalti pubblici. Lo dice proprio il deputato 5 Stelle Sergio Tancredi, primo firmatario del testo che, secondo i promotori della legge, salverà imprenditori e siciliani dal blocco continuo degli appalti pubblici, pratica frequente a causa degli eccessivi ribassi che impedivano il completamento delle opere nella nostra regione. Il testo inoltre dice no alle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle gare pubbliche. Si tratta di una legge nata in seno alla Commissione Ambiente presieduta dal parlamentare del Movimento 5 Stelle Giampiero Trizzino e che ha beneficiato di un dibattito vero frutto dell'incontro di numerose categorie professionali tra cui dirigenti regionali ed esperti del settore.
Il testo, continua Tancredi, offrirà finalmente una boccata d'ossigeno alle aziende siciliane. La soglia di anomalia di questa norma, infatti, introduce una variabile che rende impossibile la creazione di offerte anomale e quindi mai più ribassi così elevati. Il tutto, ovviamente, senza ledere la concorrenza. L'unico interesse, concludono i due parlamentari del Movimento 5 Stelle, Tancredi e Trizzino, una vera occupazione e la tutela delle imprese, oltre che di tutti i cittadini siciliani. Il sindaco di Castelvetrano Selinunte, Felice Errante, nella qualità di presidente del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, ha presieduto ieri la riunione dei sindaci facenti parte del consorzio che racchiude i comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di Mazzara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano Selinunte, Erice, Marsala, Mazzara del Vallo, Partanna, Paceco, Salemi e Vita. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, la notizia dell'avvenuto finanziamento da 70.000 euro per svolgere attività che favoriscano la divulgazione della legalità nel territorio che racchiude i comuni appunto facenti parte del consorzio. Nel corso della riunione è stato approvato l'avviso che sarà diramato nei prossimi giorni che riguarderà le tipologie di attività che abbiano attinenza con la promozione della legalità e che saranno sviluppate nel corso del 2015. Il contributo regionale sarà integrato da un cofinanziamento di oltre 28.000 euro a carico del consorzio. A Castelvetrano non passa la mozione che prevedeva il taglio del 20% delle indennità di sindaco, assessori e consiglieri comunali. Sentiamo. Un'occasione persa. A dichiararlo sono i consiglieri comunali di Castelvetrano che hanno presentato la mozione di indirizzo per la riduzione del 20% delle indennità e di utilizzo delle somme risparmiate a favore degli indigenti. Nella seduta di ieri sera si è consumato ancora un ennesimo scontro fra la maggioranza che sostiene il sindaco Errante e l'opposizione all'interno del Consiglio Comunale, nonostante la mozione di indirizzo per la riduzione delle indennità di consiglieri, sindaco ed assessori nulla avesse a che vedere con i giochi di palazzo, come qualcuno ha cercato di far credere. La proposta è stata presentata come conseguenza dell'approvazione da parte del Parlamento regionale della riforma che prevede, a partire dalla prossima legislatura, la riduzione delle indennità dei sindaci e consiglieri comunali nella misura pari al 20%. Di fatto la mozione è stata respinta. È stata respinta la proposta di dare un segnale ai nostri concittadini di responsabilità in un momento di pesante crisi economica, anticipando l'equiparazione, almeno a Castelvetrano, delle indennità di sindaci, assessori e consiglieri a quelle del resto d'Italia, con un ulteriore taglio del 20% e con un risparmio per l'ente di circa 80.000 euro. La riduzione non avrebbe di certo risolto i molteplici problemi di bilancio del nostro comune, come qualcuno ha voluto sottolineare, ma restiamo convinti che ogni iniziativa che possa far risparmiare alle casse comunali qualche migliaio di euro da destinare a chi è più in difficoltà sia perfettamente in linea con il ruolo di rappresentanza della nostra comunità. Non intendiamo abbandonare il percorso tracciato, continua la nota, ma continueremo a proporre al Consiglio Comunale mozioni e suggerimenti, continueremo a svolgere con passione, intransigenza e serietà il nostro ruolo a servizio della comunità. Rimaniamo in attesa di conoscere il prossimo bilancio di previsione e ci sforzeremo, concludono, di trovare risorse da destinare alle fasce più deboli. La pubblicazione delle analisi delle acque potabili sul sito istituzionale del Comune di Mazzara del Vallo viene chiesta attraverso una mozione dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Nicola Lagrutta e da altri consiglieri. Nella mozione si impegna l'amministrazione comunale a predisporre ogni atto utile al fine di provvedere a pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune tempestivamente, ogni qualvolta pervengano, le analisi effettuate dagli organi competenti riguardanti la qualità dell'acqua potabile erogata dal Comune di Mazzara del Vallo. Il sindaco di Mazzara, l'onorevole Nicola Cristaldi, ha accolto questa mattina al Palazzo Comunale il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Mazzara, il capitano di fregata Giuseppe Giovetti, accompagnato dal capitano di fregata Davide Accetta, che lascia la guida della Capitaneria di Porto Mazzarese per trasferirsi a Siracusa. Nel corso del cordiale incontro, il sindaco Cristaldi ha ringraziato il comandante Accetta per il lavoro svolto e gli ha formulato gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico a Siracusa.
Il sindaco ha rivolto il più cordiale benvenuto al nuovo comandante Giovetti, auspicando una ancora più proficua collaborazione con l'autorità marittima, con l'obiettivo di risolvere questioni di fondamentale importanza che attengono soprattutto le condizioni del porto, dall'illuminazione all'escavazione, che necessitano di azioni congiunte. Il sindaco Cristaldi e il nuovo comandante Giovetti si sono dati appuntamento alle prossime settimane per una visita che il primo cittadino renderà alla Capitaneria di Porto, in quanto il 10 luglio il sindaco non potrà essere presente alla cerimonia del cambio di comando perché fuori sede per impegni istituzionali precedentemente assunti. A Marsala, dopo l'elezione a presidente del Consiglio Comunale di Enzo Sturiano, si attende la nomina di un nuovo assessore da parte del sindaco Alberto Di Girolamo. Il servizio. Sono giorni di riflessione per il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, che dopo l'elezione a presidente del Consiglio Comunale di Enzo Sturiano deve trovare una figura che prenda il suo posto in giunta. Sturiano è stato designato assessore da Di Girolamo durante la campagna elettorale, ma la sua candidatura al Consiglio Comunale fin da subito aveva lasciato intendere che potesse preferire la presidenza di Sala delle Lapidi. Venerdì c'è stata la rielezione Sturiano bis con la sconfitta di Antonio Vinci. Ora però dovrà lasciare il posto in giunta dimettendosi da assessore. Quando avverrà, contestualmente, il sindaco nominerà il nuovo membro della giunta. Dopo il voto di venerdì ci sono stati alcuni malumori. Una delle ipotesi è che Sturiano si avvicenderà con un'altra figura riferibile alla sua lista Democratici per Marsala. La sua elezione alla presidenza del Consiglio ha lasciato qualche scontento nel suo gruppo. A quanto pare Sturiano aveva promesso di restare in giunta e di mettersi da consigliere comunale per permettere l'ingresso a Sala delle Lapidi del primo dei non eletti, Davide Parrinello. Intanto stamane è iniziata la seconda seduta del Consiglio Comunale. 5 i punti in discussione, come si legge nella convocazione, a firma proprio del presidente Vincenzo Sturiano. Fra questi, l'istituzione delle commissioni consiliari permanenti, la nomina dei componenti della commissione elettorale e di quella per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. E proprio sulle commissioni, nei giorni scorsi si è tenuta una riunione di maggioranza. L'Istituto di Ricerca Il 2000 di Mazara chiede al sindaco della città di intitolare una via al presidente del Consiglio Amintore Fanfani, riparando all'errore commesso alcuni anni fa di cancellare il nome e intitolare questa strada via Industria, attraversa della via Rosario Ballatore. Amintore Fanfani, unico presidente del Consiglio italiano in visita ufficiale a Mazara del Vallo ad inizio degli anni Ottanta, al Palazzo di Città firmò il registro d'onore dopo la cerimonia ufficiale. La cancellazione della strada intitolata al professore Amintore Fanfani, ricorda il presidente dell'istituto, l'avvocato Niccolò Vella, venne segnalata al competente ufficio comunale che assunse l'impegno di intitolare velocemente una nuova via rimediando all'errore. La burocrazia spesso si mostra stupidamente onnipotente e diventò silente. Non intervenne, priva di dignità istituzionale e di senso civico. Si è svolta la conviviale del Rotary Club di Mazara del passaggio della campana tra il presidente uscente Valeria Alestra e Ina Venezia. Durante la serata è stato ammesso a nuovo socio Vincenzo Montalbano Caracci, già socio onorario del club. Inoltre sono state conferite 3 Paul Harris ai past president Rino Boccina e Rosario Tumbarello come soci fondatori del club nel 1979 e Filippo Danilo Gaudioso per l'anno di servizio svolto da presidente di club. Erano presenti numerose autorità rotariane. Parte oggi alle 18 in piazza Riviera Cornino di Custonaci Spince Fest, una kermesse fra degustazioni e spettacoli dedicata al dolce tipico fatto di farina, latte e patate. Gli Amici per le Antiche Ricette e il Comitato per lo Sviluppo e Promozione dei Prodotti Tipici ed Enogastronomici, organizzatori dell'evento con il patrocinio della locale Proloco, proporranno ai visitatori, tramite appositi stands, la degustazione della spincia di Custonaci e di tanti prodotti tipici locali. Fino a domenica la manifestazione prevede l'apertura degli stand alle 18. Oggi alle 21.30 è in programma lo spazio dedicato alla musica con Rua Nuova Modà. È ricca di importanti ospiti, la nuova edizione della rassegna letteraria Marsala Incontra Estate 2015, organizzata dalla libreria Mondadori in collaborazione con l'agenzia Comunico, con il patrocinio del Comune di Marsala.
molte le personalità che si avvicenderanno nei vari incontri organizzati in alcune delle più belle location del territorio marsalese. Sarà Franco Di Mare, volto di Uno Mattina, il protagonista del secondo appuntamento della rassegna, fissato per domani 9 luglio alle 21.30 presso le cantine Florio. Di Mare presenterà il suo nuovo romanzo, Il Caffè dei Miracoli. L'evento relativo al 60° anniversario della dichiarazione Russell Einstein avverrà in Piazza della Repubblica il 9 luglio alle 19 a Mazara del Vallo come flash mob. Il centro socio-educativo I Giusti di Sicilia del seminario vescovile di Mazara del Vallo inaugurerà la mostra personale di pittura di Giusy Currò, che si terrà venerdì 10 luglio alle ore 18.30 nei locali dello spazio laboratorio sociale I Talenti e le Delizie Siciliane. Sarà presente l'artista. La mostra sarà tenuta fino al 31 luglio. L'Istituto Euro-Arabo di Mazara del Vallo, in collaborazione con la Fondazione Ignazio Buttitta, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, presenta il volume Memorie del Mare, Divinità, Santi, Eroi, Navigatori, a cura di Sebastiano Mannia. A presentare il volume interverranno il sindaco della città, onorevole Cristaldi, l'archeologo Sebastiano Tusa, soprintendente del mare, e il presidente della Fondazione Ignazio Buttitta dell'Università di Palermo. Introdurrà Antonino Cusumano dell'Istituto Euro-Arabo. Il volume sarà presentato sabato 11 luglio 2015 alle ore 18.30 presso l'ex chiesa di Sant'Ignazio in piazza Plebiscito. Questa sera a Mazara prenderanno il via i festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso. Dopo la messa delle ore 19, a seguire inizierà la processione della discesa che porterà il simulacro della Madonna del Paradiso fino alla cattedrale. Il 3 novembre del 1797, verso le ore 21, la Beata Vergine, secondo il racconto tramandato attraverso le diverse generazioni, volse i suoi occhi verso gli astanti. Il prodigio si è poi ripetuto varie volte. L'ultimo, in ordine di tempo, sempre secondo quanto raccontato, è avvenuto nel 1981 in cattedrale. I festeggiamenti di quest'anno si chiuderanno domenica 19 luglio con la rievocazione della consacrazione della città alla Madonna, con la solenne processione che partirà dalla cattedrale fino alla chiesa Madonna del Paradiso. Al via in Taiwan i mondiali di basket per non udenti. La nostra nazionale femminile nel proprio staff annovera anche due mazzaresi. Sentiamo. Si stanno disputando a Taoyuan, in Taiwan, la quarta edizione dei campionati mondiali di basket per sordi, dopo quella giocata a Palermo nel 2011, di cui ancora si ricorda l'ottima organizzazione e le bellezze della nostra terra. È davvero un grande onore ed un immenso piacere, dichiara il professor Massimiliano Bucca, presidente del CoL di Palermo 2011, essere salutati con sorrisi ed essere ricordati per la splendida Palermo 2011, piuttosto che per gli stereotipi negativi quali Sicilia Mafia, come accadeva in passato. Atleti e dirigenti di tutto il mondo ci hanno onorato con gadget, foto e dediche, ricordando la bellezza del nostro territorio e delle nostre ricchezze quali il clima, il mare, il paesaggio, il cibo, l'arte, la cultura dell'accoglienza. Il mondiale organizzato in Sicilia è stato indiscutibilmente un volano turistico straordinario, tant'è che ci richiedono di organizzare altri eventi sportivi nei prossimi anni. Particolarità di questa nazionale è la sua forte connotazione siciliana con ben 5 elementi. Oltre ai mazzaresi Massimiliano Bucca, team manager della FSSI, ed il massofisioterapista professor Gianni Crisafulli, vi sono anche 3 atlete, il capitano Simona Cascio di Messina, Polia Ferodova di Palermo e la 16enne Martina Benincasa di Siracusa. Siamo fieri di essere rappresentanti della sicilianità nel mondo, sostengono i due mazzaresi. Lo sport è un indubbio volano per la promozione della nostra terra, ancora troppo poco conosciuta, ma che quando si visita lascia un segno indelebile nel cuore. Sono state ufficializzate tutte le promozioni arbitrali a livello nazionale per la sezione AIA di Marsala. Passano in categorie nazionali un arbitro effettivo e un assistente arbitrale. Mario Certa, arbitro effettivo che dal CRA Sicilia, in cui veniva designato per la Serie C1 calcio a 5, è stato promosso per la CAN 5, verrà designato per la Serie B di C5. Giuseppe Licari, assistente arbitrale che dal CRA Sicilia, dove veniva designato per l'eccellenza
è stato promosso per la CAI e verrà designato per la Serie D. Emilio Buonocore invece finisce in bellezza la Serie D come arbitro effettivo per limite di permanenza alla CAN Serie D e si prepara per il corso di assistente arbitrale in Lega Pro. Formalizzata la cessione a titolo temporaneo al Trapani Calcio del calciatore Andrea Accardi. Il giovane difensore, nato a Palermo il 30 luglio del 1995, arriva in Granata in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Accardi nell'ultima stagione è stato il capitano della formazione Primavera Rosanero ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della società Rosanero sin da quando aveva 9 anni. E con questa notizia noi anche per oggi siamo arrivati in chiusura. Io vi auguro un buon proseguimento. Vi ricordo che l'informazione ritorna domani alle ore 14. Buona serata.